Allora, sono le 10:05, come già annunciato, insomma, ampiamente nel corso dei giorni precedenti, ma anche, perché no, insomma, della mattinata, il nostro mattinando di Radio Potenza Centrale con me Antonio Postiglione si è un po' arricchito, diciamo, di ospiti. Prima di tutto è arrivata la event coordinator che ci ha coordinato il tutto, l'amico Nicola Galante, che saluto, buongiorno, e se vuoi fare un saluto lo puoi fare, non c'è problema, ci mancherebbe. Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori di Radio Potenza Centrale, Radio Eva Lana Napoletana. Finalmente è arrivato il nostro grande artista, qua abbiamo nei nostri studi, quindi insomma, direttore, degustiamo il live di oggi. Va bene, grazie a Nicola. E allora, come già annunciato, insomma, avremo il 349 511 9088, la nostra messaggeria sia di WhatsApp che appunto la messaggeria classica, a disposizione per parlare con i nostri amici. E allora li presento, ovviamente siamo con Natale e Giovanni Galletta, quindi diamo il buongiorno a loro. Buongiorno, iniziamo da Giovanni. Ciao Antonio, ciao a tutti, buongiorno. Buongiorno, tutto bene, tutto a posto, tutto grazie bene, a Dio. Grazie. Non vi volete spettinare, quindi la cuffia la tenete in di lato. Ci volevano le air monitor anche qui. Buongiorno anche a Natale. Buongiorno Antonio. Buongiorno a Nicola, buongiorno a Gianni, buongiorno a tutto lo staff. Sono felicissimo di essere qui stamattina, perché è da tanto che Nicola mi pressava: vieni in radio. Finalmente Nicola, ci siamo. Questa mattina chiaramente non ti dico cosa è successo al telefono e nella messaggeria. A un certo punto ho dovuto mettere fuori posto il telefono fisso. Addirittura. Perché mi hanno iniziato a raccontare tutta la storia artistica della tua vita. Sì, i successi. Ciao, grande amore. Amore mio. E allora non ti racconto niente stamattina, già sai tutto. No, vabbè, qualcosina ce la devi raccontare anche tu. No, sono veramente contento, perché a parte tanti colleghi mi avevano parlato benissimo di questa favolosa realtà in Basilicata, perché so che dedicate molto del vostro tempo, del vostro palinsesto alla musica napoletana. E questo mi fa piacere, perché la musica napoletana ha bisogno di persone come voi che la pongono in maniera pulita, ordinata, come si suol dire, e specialmente fanno che emerga la faccia pulita della musica napoletana, e questo è molto importante. Ecco, voglio anche dire che siamo in diretta TV, quindi salutate magari quella telecamerina. Salutiamo la signora che così gentilmente ci ha portato il caffè. Sì. Era lì che non sapeva se entrare o no. Vabbè, non fa niente. No, non c'è problema, anche perché la nostra è una radio molto spontanea, cioè comunque nasce sullo stile delle radio libere anni 70, perché questa radio è nata nel 76. Quindi se uno entra a portarvi il caffè non c'è nulla di male. Ma infatti, dobbiamo nascondere chissà cosa. È bello così, sembra di stare a casa, in famiglia, è la cosa migliore. Anzi, lo beviamo pure in diretta. Certo, lo prendo amaro, perché sto eternamente in dieta, ma non perdo mai neanche un grammo. Però ieri sera abbiamo un po' sforato, eh? Ieri sera abbiamo un po' esagerato, no? Il problema è proprio la sera. Infatti, perché di giorno tu magari mangi un morso così in fretta, ma la sera, che poi ti siedi a tavola e ti siedi con i buoni propositi di mangiare poco. E invece no. È lì che puntualmente ti scassi fegato e tutto. Anche perché poi il colesterolo, appena finito di mangiare, vai a letto, quindi la digestione è proprio una cosa incredibile. Meno male che adesso si inizia a lavorare, viene la stagione. Siamo alle porte della stagione estiva, già si è iniziato con le cerimonie, feste di piazza e cose varie, per cui abbiamo modo la sera di fare proprio, di digiunare, così magari sarà la volta buona che perderò qualche chiletto. Vabbè, che ho messo in queste feste. Stai in forma, stai benissimo, insomma, ti vedo un bel ti modo. Ringrazio, tu sei molto buono stamattina. ti sei svegliato armato di buoni propositi. Va bene. Allora diamo il benvenuto ovviamente a Giovanni e Natale Galletta. E Natale oggi è venuto, insomma, innanzitutto a salutare i nostri ascoltatori che ti osannavano da tempo, insieme anche a Nicola Galante, Antonia, l'event coordinator, ma anche a presentarci, diciamo, un altro Galletta. Sì, giusto? La mia presenza, a parte tutto quello che hai detto tu e che mi fa immensamente piacere, sono venuto a presentarvi mio figlio qui in Basilicata. Poi so che la tua emittente non copre soltanto la Basilicata, ma diverse regioni, la Puglia, buona parte della Puglia, fin la Calabria, qualcosa in Campania, per cui siamo a, ci ascolta un bel bacino di utenza, e molti ancora non sanno, specialmente in queste zone, che
io ho un figlio che canta, uno il più piccolo dei miei tre figli, Giovanni, che è qui con me, che è il più piccolo di età, ma è venuto il più alto di tutti quanti. Quanto sei? 1,92 m? 1,92 m, sì, sì. Ah, benissimo. Nicola non lo conosceva, appena l'ha visto dice, ma lui è il piccolo, è Giovanni. Eh sì, e ha fatto il suo secondo lavoro discografico, non so se il primo l'avete passato, avete avuto modo di passare qualcosa del primo lavoro discografico. Dove c'è anche il brano in coppia con mio padre, Due Voce. Nel quale abbiamo fatto anche un brano insieme, Due Voce. Quest'anno non ne abbiamo fatto, l'ho voluto lasciare da solo perché è giusto che si sciogliesse questo cordone ombelicale, che di solito è con la mamma il cordone ombelicale, ma in questo caso artisticamente lui ce l'ha con me. Però è giusto che si sciogliesse e lui cominci ad intraprendere la sua strada da solo, ecco. Ecco, voglio dire una cosa, Natale, proprio all'inizio di questa intervista, che sarà anche un po' lunghetta perché abbiamo i tempi pubblicitari, almeno un paio di caffè nel corso della mattinata li dobbiamo prendere, sì, e dobbiamo leggere qualche messaggio, quindi abbiamo fatto in modo che fino quasi a mezzogiorno possiamo stare insieme, quindi abbiamo tutto il tempo di ascoltare musica e quant'altro. Però una premessa me la dovete concedere quest'oggi, insomma, io vedo dall'altra parte del vetro una cosa emozionante, ho visto il video di Due Voce stanotte prima di andare a dormire, quando sono rientrato da quando siamo stati insieme, mi sono emozionato, inutile dirlo perché io al mio fianco qui alla mia destra c'ho la foto, purtroppo non posso avere altro, del nostro fondatore della radio, quindi anche del mio papà, quindi tuo oggi papà. Siamo una grande famiglia, ho vissuto quell'emozione, insomma, apparteniamo ad una generazione con delle buone basi, con dei sentimenti profondi. Anch'io vivo il tuo stesso dolore, purtroppo, perché l'ho perso da poco, sono 3 anni, e niente, ogni cosa che faccio con i miei figli mi riporta sempre a ricordare i bei momenti vissuti con papà, che mi ha seguito in 30 anni della mia carriera, mi ha seguito passo passo, per cui viviamo gli stessi sentimenti, crediamo negli stessi valori, e questa è una cosa molto importante. È un bel pensiero, poi magari l'ascoltiamo pure Lourdes Macarezza, così ci sta. Stamattina mi vuoi fare emozionare, dai. Ripeto, vivo. L'hai proprio ascoltata l'ultima gara? Sì, sì, come no. Scappata la lacrimuccia, sicuramente. Certo. Io quindi vorrei iniziare proprio da qui. È chiaro che noi dobbiamo parlare di tutto quello che è l'ultimo lavoro discografico, il nuovo lavoro discografico dei due artisti che ho di fronte a me, però vorrei partire da Due Voce, giusto una piccola parentesi, e poi entrare nel vivo della nostra intervista. Fai benissimo, e parlare. Quindi iniziamo con Giovanni e Natale Galletta, Due Voce. Ci sentiamo fra poco. Inviate messaggi al 349 511 90 88, saranno letti tutti. Non mi chiamate sul cellulare privato, sento la vibrazione qui ma non posso rispondervi, succede sempre così. E ascoltiamoci Due Voci. Vi chiedo di ascoltare bene le parole di questa canzone. Quattro mani, Due Voci o pianoforte, cada parte piano piano, rinda passione mia. La musica mi piace immaginare, di cantare, di sognare, tutta la vita mia. La canzone te fa innamorà, perché non innamorà dalla canta, la voce che soffra ancora, le storie fornute. La musica non dice mai bugie, le verità si sentono, in questo somiglio a te. Soltanto noi ci date, e la tua squilla e gelosia, la innamorata mia. Se la canzone ti fa innamorare, perché non innamorata la canta, la voce che soffre ancora, le storie fornute. Bugie, le verità si sentono, in questo
cantando insieme a me. È incredibile pensare che ti portano nel cuore e che indossano un vestito rosso come una tua canzone. Succede da musica. Davvero molto molto bella, Giovanni e Natale Galletta. Bella, e quindi bella. Diciamo bella, bella questa è una canzone anche da quello che ho notato nel video, che ha dato un po' anche il là alla carriera di Giovanni. Sì, sì, vogliamo parlare appunto già, proprio... già vedo molti messaggi da Palermo, anche dalla mia terra, dalla Sicilia. Tiziana da Palermo, ciao Tiziana, grazie, ciao Natale, ciao Giovanni, siete grandi, grazie, 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 ciao, finalmente Tiziana. E finalmente il lo seguo da sempre, lo seguo da sempre. Poi una ragazza vuole ascoltare Buonanotte, Valeria vuole ascoltare Buonanotte amore mio, che sì, è diventata un cult ormai, sì, qui, ormai qui una a Radio Potenza, una super hit. Bene, bene. Poi ancora sono Francesca Iacquaviva, complimenti, bello il padre, bello il figlio, cominciamo. Ma sicuro che la telecamera è, ma magari mio figlio sono d'accordo, ma sicuro che la telecamera dalla mia parte non è guasta. No sta magari... bene, sta bene. E salutiamo anche i numerosissimi spettatori che abbiamo attualmente su YouTube. È chiaro insomma che da quello che vedevano prima, quindi la camera era girata su di me, ad ora c'è un po' di curiosità in più e quindi sono aumentati gli spettatori. Vabbè, ma se la passi su Nicola non è da meno, eh? Infatti guarda che moderno, bello pop. La prossima volta lo faccio anche io il capello così, quando visto ci che bel riporto che ha. Allora, Nicola, grande. Salutiamo anche Domenica e Annalisa di Casa Massima, siamo in provincia di Bari, che vi salutano. Ciao Mitici. Ciao. E poi insomma vabbè, e c'è la nostra bambolina sexy, si fa chiamare così perché lei è del quartiere Paolo VI di Taranto. Bella Paolo, e dice... quanti ricordi ho di questo bel quartiere, tante feste nel quartiere Paolo VI a Taranto. E quindi voleva salutare insomma, sì, sì, sì. Un omaggio, un messaggio anche per voi. Allora parliamo, certo, un attimino con Giovanni insomma. Mi fai salutare il direttore commerciale Gianni? Come no, certo, gentilissimo, stamattina ci è venuto a prendere, ci siamo fermati al bar a prendere il caffè, una persona veramente squisita, tutti quanti lo siete veramente. Lui di solito non è così. Grazie. Ho detto io di essere così, capito? Ah sì? Sì, sì? È più acido in genere. Sto scherzando, ci mancherebbe. No, grazie per l'ospitalità, l'accoglienza, siete veramente delle belle persone, grazie. È il minimo, e diciamo che questo è anche un dovere che noi abbiamo verso gli artisti che fanno tanti sacrifici, poi ne abbiamo parlato ieri sera. Non è un dovere, è un senso dell'ospitalità che avete voi e in pochi ce l'hanno, non ce l'hanno tutti quanti, grazie. Grazie a voi. Grazie. Allora parliamo appunto, presentiamo questo lavoro discografico che porta il nome Giuro di Giovanni Galletta. Sì. Parlaci un po' anche della tua carriera artistica, insomma quando nasce la tua carriera, parlaci un po' di te, insomma la prima domanda è sempre questa. Come no? Voi sapete, io comunque in casa sono cresciuto sempre con pane e musica, con papà, il nonno, tutti in famiglia ascoltiamo musica e siamo amanti della musica. Io ho iniziato a cantare a 11-12 anni circa, ho iniziato a studiare canto da un maestro privato e poi ho provato diversi provini in vari talent, però si sa purtroppo come funzionano questi talent. Poi un giorno con papà abbiamo deciso di fare la sua stessa carriera e ho iniziato questa carriera facendo il primo disco, dove c'è appunto il brano De Voci che già abbiamo fatto ascoltare. Il disco si è sentito, sono veramente contento. E poi dopo 2 anni abbiamo fatto il disco nuovo e si intitola Giuro. Ci abbiamo messo veramente anima e cuore in questo disco, papà l'ha seguito dall'A alla Z in tutto e per tutto. Devo tanto a lui. E niente, speriamo che anche il pubblico dica sì, il pubblico che ha seguito per tanto tempo papà accetti anche me.
speriamo guarda, bene. Guarda, io dico, Giovanni, ti dico questo, la marcia in più, lo dico proprio sinceramente, in questo momento secondo me la marcia in più che hai tu non è diciamo il nome di papà che ti accompagna, ma è il papà che ti accompagna. Io la penso così, poi diciamo è la figura grazie. Paterna, diciamo, più che ovviamente sì, quello che è artisticamente. Quindi è una grandissima cosa e l'abbiamo visto, insomma, abbiamo conosciuto tanti artisti come te, diciamo, definisco fra virgolette, insomma, senza offesa, nuovi, nel senso no, che vabbè, nel certo, panorama si certo. sono inseriti. Ci stiamo inserendo adesso, certo. E insomma, quelli che sono accompagnati, fra virgolette, accompagnati dai genitori, insomma, sono ovviamente seguiti di più. Dico, a parte la mia professione, chi meglio del padre, quando ti segue un padre, la persona, chi può essere più chi può avere di fiducia maggiore, di un padre? Chiaro. A mio, ti ripeto, a me, ma per 30 anni mi ha accompagnato sempre mio padre, e quando mi è venuto a mancare, diciamo, e ti cade il mondo addosso, perché ci sono 30 anni di vita insieme, per cui è inutile che te lo dico, perché tu certo. vivi la stessa cosa. E nessun'altra figura lo può sostituire, per cui è proprio così. È difficile poi trovare in altre persone un certo feeling, una certa situazione. Va bene, poi dicevano: Anto, scusami, come sai ancora non riesco ad ascoltarti, se per favore potrei avere il numero diretto di Natale Giovanni Galletta, grazie, ciao, saluti. Vabbè, insomma, è una richiesta, è un po' così, poi magari daremo un numero di contatto. No, comunque sì, allora, certo. allora inizierei a dire che magari chiunque voglia contattarci per qualsiasi cosa può farlo anche tramite te, Antonio, Nicola, Gianni, tramite la Radio Potenza Centrale. E poi abbiamo le nostre pagine Facebook, sia la mia che quella di Giovanni, in cui ci sono tutti i contatti possibili e immaginabili per arrivare a noi, per intracciarci, magari per i vostri eventi, per qualsiasi cosa. Ecco. Ecco, poi su Facebook io ho condiviso anche la pagina di Natale, anche il link sì. della pagina di Giovanni, bene, però bene, uno bene. Solo me ne condivideva, certo, però c'è proprio certo. la stringa, sì, quindi da lì potete cliccare e ovviamente entrare nel mondo di questi artisti. Voglio anche salutare gli amici di Radio Eva Napoletana, che è una sorellina minore. Li salutiamo, buongiorno. Buongiorno. Sta gestendo l'amico Nicola, direttore artistico, e che è sempre, insomma, facente parte di questa famiglia. Si sono collegati da un po', insomma, da una decina di minuti, quindi siamo in diretta anche lì. Buongiorno anche a questi ascoltatori. Gianluca Diatella dice: forza Natale, sei il numero uno. Grazie, troppo buono, grazie. Ecco, poi Rita da Taranto saluta Giovanni e Natale Galletto, ho avuto modo di conoscere grazie a mio marito Tonino e i nostri non so cosa, forse il cognome Malavia. Non so se ti ricorda qualcosa, vi ricorda qualcosa? Beh, immagino io, che fra tanti. A Taranto, in tutta la Puglia, ho avuto modo di conoscere in tanti anni di carriera molte persone. Allora, se li vedo, magari riesco a mettere a fuoco, ma così i nomi non ricordo certo, tutti quanti. Chiaro, un abbraccio chiaro. A tutti. Sicuramente ci vedremo quest'estate nelle piazze delle varie città pugliesi. Certo, ovviamente ci spostiamo anche a Foggia. Anche in Lucania, certo. Ci spostiamo anche a Foggia, dove c'è Sandra e Margherita, sono fans. Appunto dei Galletta, adesso li definirei così, e dice: se poi ci fate ascoltare un brano a testa del vostro ultimo lavoro discografico, certo. diciamo nuovo, ultimo mi sembra un po' ultimo, l'ultimo non si dice, il nuovo. Mi può scappare, correggetemi se mi scappa. Anche noi abbiamo la brutta abitudine a volte di dire il mio ultimo lavoro discografico. Certo, però sempre certo. il nuovo. E infatti, salutiamo gli amici che tramite lo streaming ci ascoltano anche dalla Germania, dalla Svizzera. Bene, so bene. Che insomma ci sono degli impegni anche lì continuamente. Un bacio a tutti i nostri connazionali che vivono all'estero. Sono tutti gli emigranti. Allora iniziamo ad ascoltare proprio un singolo di questo nuovo album di Giovanni Galletta, appunto, che porta il titolo Giuro. Da dove sì. partiamo? Cosa ci vuoi presentare, Giovanni? Iniziamo appunto con Giuro, che dà il titolo all'album. Sì. Bene, ti dico subito, ecco, giusto per una statistica, diciamo sì. così, le canzoni che sono al momento più suonate, il nostro database fa tutti questi conteggi del tuo lavoro, sono Accettami e Che bella sono quella in verde, sono giusto? quelle in che verde, il computer sì. segna in verde. Ah, sì. Non so se ti trovi, diciamo, con la tendenza nazionale, però sì, è sì, bene o male sì. Con Accettami ci siamo. Sì. Va bene, intanto ascoltiamo Giuro con Giovanni Galletta, e ricordo che avremo ancora per un'ora abbondante i nostri amici Natale Giovanni Galletta qui
qui negli studi, quindi continuate ad inviare messaggi. Non ti nascondo che mi fa piacere trovare tra i brani più richiesti, più gettonati, Che Bell'Amore. Bell'amore, perché sì. Che Bell'Amore non è un pezzo commerciale, non è facile. E infatti, si vede lavoro... che i gusti delle persone che seguono la musica napoletana stanno cambiando. Certo, meglio, per cui ben venga Che Bell'Amore. Va è una bene. Bella melodia. Allora noi partiamo da Giuro, che poi dà anche il titolo all'album, e continueremo questo percorso musicale. Vai. Ritta mamma quando l'ha saputo, si è ingazzata, ora felice sto creatura. Non poteva più aspettare che mi chiamava, stava preoccupata, dimmi come chiude. E che da ritta me è troppo giovane, è irresponsabile, che sacre rude fa. La famiglia mia già sapeva tutte cose, aiutami, però giuro che da spusa. Io sono pronto pure sì, mi fa paura. Perché sei da vita mia, tu e stu creatura. Ma io terzo mese già, non si può più aspettare. Fammi sali a parlare, ma non conoscerà. Che rassomiglia, giuro, non figlio te fa grande, giuro, te fa sentire importante, perché le danno un conto nei sentimenti, e isso che te dagna, mentre crescimmo insieme tutte e tre. Sto ancora a bacio, non me ne so chiuso. E tuo padre, un'ora prima è già tornato. Forse è stata mamma tua che l'ha avvisata. Mentre tu a telefono con me parlavi, mo non mi può fermare, ha già deciso già. Sagli in coppa a tutte, ma non conoscerà. Che rassomiglia, giuro, non figlia te fa grande, giuro, te fa sentire importante, perché ne danno un conto nei sentimenti, e isso che te cagna, mentre riusciamo insieme tutte e tre, rinda uno respiro, sarà luce ragazza. Con Giovanni Galletta. Complimenti grazie, davvero grazie Antonio, ovviamente lo diciamo a beneficio dei nostri ascoltatori che ancora non hanno sentito, insomma, e conosciuto la tua voce. Molti ci stanno scrivendo molto simile, diciamo, al papà, la voce del papà. Vabbè, che suo padre. Vabbè, è mio figlio. Potrebbe essere anche una cosa naturale, normale. Infatti. Allora, voglio anche ricordare, appunto, che siamo in filo diffusione, o meglio, a Reti Unificate con Radio Eva Napoletana, e poi sulla nostra pagina fan ufficiale di Radio Potenza Centrale su Facebook. Come post principale ci sono proprio tutti i link alle pagine degli artisti qui presenti, quindi di Natale Galletta e anche di Giovanni Galletta, sì, quindi vedendo, potete tranquillamente fruire da lì, insomma, entrare e fare ciò che volete. Cliccate mi piace. Certo. Siamo ancora a leggere qualche messaggio giunto al 349 511 9088. Ciao Natale, ti ricordi di me? Sono Rossella di Torre Maggiore, Foggia. Finalmente dopo tanto tempo ti riascolto. Saluto te e lo staff. Mi ricordo che mi seguiva nel 97
97-98, quando io facevo un programma in TV, su una TV napoletana, Telea. Sì. Sì, Telea. Sì, sì. Rossella di Torre Maggiore, era seguitissimo il programma che facevo la sera. Ecco, bello, poi bello. Ciao, ti mando anche i saluti di Chris di Armento qui in Val d'Agri, anche lei ti seguiva da Italia Mia, adesso mi hai dato il ricordo. Sì, sì, e, sì. E poi non so, non si vede più, eccetera, sta male, tutte queste cose. Fammi fare una telefonata, fammelo sentire in diretta. E quindi salutiamo chiaramente anche Chris. Poi ancora vediamo per Felice, buongiorno vita mia, un bacio grande e speciale dai tuoi Jacopo e Arianna, ti amiamo tanto. Va bene, salutiamo anche chi è lontano da casa. Ciao carissimi, siete la fine del mondo, papà e figlio. Grazie. E vorremmo ascoltare un piccolo pezzo di Bocca Rossa. Bocca Rossa. Oh, Bocca Rossa. Mamma mia. Si da c'è passo, sai che te facesse. Sti labbra rossa amorse te pigliasse e te facesse vere. Bocca Rossa, eccetera, eccetera. Mamma mia, 1991. Eh sì, anche questa è stata proprio suonatissima. Ero leggermente più giovane. Solo leggermente. Vabbè, ma questi altri 100 anni che ci aspettano, insomma, qual è il problema? Mamma mia. Grande Natale e Giovanni Galletta, numeri uno, un saluto. Grazie a te direttore e a quel pazzo di Nicola Galante e Antonia da Enzo Ammirati. Vabbè. Nicola è famoso, lo sanno tutti che sei pazzo. Va bene, va bene. E poi va bene, ci sono i complimenti, quindi un plauso da parte di Valeria di Potenza, ha sentito questo singolo. Grazie. Giuro. Grazie. E quindi complimenti a Giovanni, buongiorno Natale e Giovanni. Buongiorno. Complimenti, buongiorno. Siete bravissime, avete una voce bellissima, io sono cresciuta ascoltando le canzoni di Natale, se possibile. Grazie. Vorrei ascoltare Batte il cuore da Viviana da Tropea, siamo in Calabria. Tropea, bene, bene. I brani tutta, sì, sì, ma il pubblico specialmente in Calabria, Basilicata, Puglia, ancora ricorda molte mie canzoni del vecchio repertorio. Beh, diciamo che questo, diciamo, questi è album bello, nuovi, meno male, bello sono, che sia così, si vede che abbiamo lasciato comunque un segno. Un segno, questo il successo lo avranno man mano, man diciamo mano, così. Certo, poi certo. Avremo modo di ascoltare, diciamo, ogni paio di canzoni di Giovanni, anche una tua, così certo, certo. Faremo sentire ovviamente ancora di più quello che è appunto il tuo lavoro discografico. Ciao Natale, sono Peppe da Cerignola, se possibile fatta carezzà, grazie, sei un grande. Grazie, ciao Peppe da Cerignola. Sono tutti questi successi. Sì, bravo, sono contenta che ti ricordi. Va bene, Rossella di Torre Maggiore. Ciao Rossella. Va bene, continuate ad inviare i messaggi al 349-511-9088. Io faccio una parte. Se mi trasferisco all'altro monitor, sì, c'è la messaggeria classica. Buongiorno direttore, buongiorno a tutto lo staff di Radio Potenza Centrale. Un grande abbraccio forte forte al mio grande amico Natale Galletta da Nicola Quale. Ciao Nico, salutiamo... bella persona Nico. Ciao Nico, un abbraccio. Ecco Nico sempre presente qui sulla nostra radio. Un grazie al direttore che ci ha regalato questa bellissima sorpresa. Ciao, un saluto da Rita e Tonino da Taranto. Ciao Rita, ciao Tonino, buongiorno, saluti a Natale, complimenti, hai una voce bellissima. Grazie. Un saluto da Franca di Sant'Angelo le Fratte, originaria di Vico Equense. Poi in bocca al lupo a te Giovanni. Beh, brevi, grazie, questo è un bellissimo grazie. Messaggio, quindi è un augurio che rivolgiamo anche noi. Poi ancora Santino, il macellaio di Massafra, siamo in provincia di Taranto. Vorrei, non vedo l'ora di sentire il grande Natale in radio. Vabbè, già è arrivato un messaggio un po', diciamo di un orario insomma passato. Colgo l'occasione per salutare tutti i miei magnifici clienti e insomma ci ha fatto capire che metterà la radio a palla nella sua bottega. Poi salutiamo anche Pietro da Sanza, siamo nel Vallo di Diano, salutiamo il Cilento e il Vallo di Diano e un saluto anche a Pietro. E poi ancora un abbraccio al mitico Natale, baci, grazie, per te Antonio, grazie, è la nostra amica Monia della Val d'Agri. Poi vabbè, ce ne sono altri, dai, però insomma andiamo avanti, continuiamo appunto ad ascoltare i singoli del lavoro di Giovanni Galletta, sì, che in questo momento ci presenta. Sappiamo che nel tuo lavoro c'è anche un bel medley. Sì, abbiamo fatto un medley di musica classica napoletana. Sì, di questo mi devo complimentare, perché io penso che la classica anche in uno spettacolo dal vivo ci debba sempre essere. Allora l'abbiamo fatta apposta. Io ho sempre pensato, e questo lo voglio trasmettere anche a mio figlio, che chi canta la canzone napoletana, va bene la moderna, va benissimo. Io parlo perché forse prendo le parti, perché vengo dal classico, ho cantato sempre il classico, poi ho cantato le canzoni moderne napoletane. Io penso che chi si definisce cantante di musica napoletana debba cantare il classico, a prescindere dalle proprie canzoni. Certo.
Certo. Però se tu canti canzoni napoletane e viene un cultore e ti chiede cantami una serie match, tu gliela devi cantare, la devi conoscere, se no non sei un cantante di napoletano. Sei certo. Un cantante di musica napoletana, però solo contemporanea e basta. Certo, certo. Però chi fa questo genere, secondo me, deve cantare anche il classico. È proprio così. Infatti abbiamo avuto modo di sentire questo medley, non so se facciamo a tempo oggi ad ascoltarlo, perché vorrei dare spazio chiaramente ai tuoi singoli, e quindi ascoltiamone un altro. Cosa possiamo proporre facciamo ai nostri ascoltatori? Facciamo sentire Che Bell'Amore, che appunto, come dicevi prima, è un brano che qui si sta sentendo. Bene, okay. Che Bell'Amore, chiaramente il titolo diciamo spiega già un po' tutto. Una storia felice, sì, tra una coppia. Il significato di questa canzone, e la consiglio, insomma, consiglio di ascoltarla molto attentamente ai nostri ascoltatori, perché è una bella canzone da poter dedicare, sì. Quando c'è una storia stabile, tranquilla, poi diciamo che per le cosa storie rara un po' movimentate, cosa rara. Per le cosa storie rara. Movimentate ci pensa Natale, per le storie movimentate. Sì, le mie parlano tutte di storie molto movimentate. Va bene, in questa nomina ovunque. Infatti. Allora ci ascoltiamo Che Bell'Amore con Giovanni Galletta e continueremo ancora la nostra intervista. Che Bell'Amore, che accompagna vita mia, vai. Accompagnami, vivo sulle me, com'è bella vita quando vivo l'anima. Quando faccio amore sogni che le mie stelle a poesia tutte notte servono per scivassare. Che bell'amore che accompagna vita mia, bella così non si verana, che femmina se la compagna vita mia, so poche storie che durano, che femmina che dorme insieme a me. Che sto cuore mio, prima di incontrare, si te raccontava, te sapevi già. Prima tutte stelle a poesie, ma dormeva ca fantasia e sentiva il brivido che fai provare. Bell'amore che accompagna vita mia, bella così non si vede, che femmina se innamora di me. Vida mia, so poche storie che durano, che femmina che dorme insieme a me. Che femmina che vive insieme a me. Canzone da dedicare appunto a tutti gli innamorati. Lo abbiamo fatto questa mattina su Radio Potenza Centrale, Radio Eva Napoletana. Magari prenderà il posto di Buonanotte Amore Mio, chissà. Eh sì, infatti. Va bene, nel frattempo ovviamente ricordiamo ancora una volta che siamo in live con Giovanni e Natale Galletta, anche per chi si è sintonizzato da poco sulle nostre frequenze, perché la radio è così, insomma, in macchina. Certo. Uno cambia, fa, dice e quant'altro. Allora, voglio anche spendere due parole, le chiedo a te Giovanni, sugli arrangiamenti, insomma, sulla produzione del lavoro, certo, insomma, certo. C'è tanto lavoro dietro e sì. Chi ti senti di ringraziare? Allora, il disco è stato curato tutto, i missaggi, gli arrangiamenti, il mastering è stato tutto fatto dal maestro Francesco Di Tullio, e poi appunto come dicevo prima è stato tutto seguito da mio padre. Siamo stati in studio
ore, 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 io, Francesco e papà, perché poi voi dovete sapere che papà e Francesco sono molto pignoli, quindi quando cantavo negli arrangiamenti mi hanno fatto uscire pazzo, però sono molto contento perché... Ah, noi abbiamo fatto uscire pazzo te, sì. No, tu a noi. Però appunto sono molto contento perché con i consigli di persone, soprattutto mio padre che è 30 anni e fa questo mestiere, cresco. E sono già, non so... Se notata la differenza tra il primo e il secondo disco, io sono molto contento perché secondo me ho cantato molto meglio rispetto al primo. È una crescita, insomma, è normale, si cresce. Chiaro. No, la crescita è palese, si è sentita, si sente abbastanza evidente. Ecco, salutiamo anche Antonietta da Gorgoglione, siamo in provincia di Matera, che ci Ciao, saluta. Ciao Antonietta, buongiorno. E ovviamente in ogni dove, anche su Facebook, potete scrivere il messaggio. Buongiorno direttore, un saluto anche ai vostri ospiti. Grazie, un bacio buongiorno. Ai miei figli Donato, Rosa, Raffaella, mio figlio Angelo, e un saluto anche a tutti i detenuti per dedicare una canzone magari, certo, da Franca Villa Fontana. Siamo in provincia salutiamo, di Li salutiamo, li salutiamo affettuosamente, e magari poi dedicherei un brano di quelli miei storici. Tipo, non so, io te penso, vorrei incontrarmi con te. Perfetto, va bene. Allora la inseriremo. Salutiamo gli amici di Franca Villa Fontana, quindi della provincia di Brindisi. Ancora ciao al direttore, ciao Natale e a tutto il resto della compagnia. Avete una voce che è la Fin Romun. Grazie. Ciao da Maurizio di Sant'Agata di Puglia. Siamo ciao Maurizio. Grazie, ancora ciao Maurizio. Nel Foggiano. E poi buongiorno da Cosimo da Stornarella. Un saluto appunto alla famiglia Galletta. A me mi piace, mi sono fatto la mano. Dicono a me piace, mi sono fatto l'amante. Beata a te, ma no, dico, dico non è l'unico, perché mi sono fatto l'amante nonostante siano passati ben 26 anni da quando l'ho registrata. Mi sono fatto l'amante è sempre la canzone con la quale le persone mi identificano. Natale Galletta, mi sono fatto l'amante, mi associano con mi sono fatto una l'amante. Bionda attraente, com'è che mi sono fatto? Mi sono fatto l'amante, una bionda attraente, per me non si chiù niente, lei mi vuole ogni istante, eccetera eccetera. Eh no, giusto per far capire che sei tu, no? Perché cose passate, non ho più l'età per farmi l'amante, basta così. Vabbè, con questa Nicola se la ride. Anzi, fammi cogliere l'occasione al volo per salutare Antonia Capuzziello, che è la compagna del nostro amico Nicola Galante. Sappiamo anche che è in attesa, per cui facciamo doppio auguri. Un bacione e un abbraccio da parte nostra. Ciao Antonia, ciao. Bene, gentile direttore di Radio Potenza Centrale, sono Rita da Taranto. Mi è saltata una parola del messaggio, volevo salutare gli amici in comune fra loro e voi, insomma, se ho capito bene, della trattoria Onda Blu di Massafra. Non so. Sì, Onda Blu di Massafra, sì, un nostro caro amico che quando passiamo da lì ci delizia con i suoi frutti di mare. Io sono un mangione di frutti di mare crudi. Mi dicono sempre che fanno male, ma io a me non me ne frega niente, puntualmente li mangio sempre perché non riesco a farne a me. E allora ogni volta che andiamo lì lui ci delizia. Un bacione, ciao. Ok, salutiamo anche Samuele di Cirignola che vi porta i suoi saluti. Insomma, chiaramente Cirignola, Melfi, per esempio, adesso stavo leggendo un messaggio, sono i cardini di questo genere musicale, appunto della musica partenopea, quindi sono molto presenti, il Tarantino, lo so. Foggiano, insomma. Infatti sono le zone da dove ricevono più telefonate per richieste della nostra presenza live, nei cerimonie, feste di piazza e cose varie. C'era proprio Antonella da Melfi, appunto, che diceva complimenti a Natale Galletta, bravissimo come sempre, e complimenti anche al figlio, molto grazie, bravo. Grazie Antonella. Grazie. E poi ancora diamo il buongiorno a Natale, Giovanni, Antonio, e sono davvero grandi, da Rex e Mina di Armento. Grazie. Ciao. Bene, e siamo in Val d'Agri, vedervi è tutto per me. Grazie, siete i miei idoli, tutte le vostre canzoni sono stupende, vi abbraccio da Eleonora. Grazie. Ciao Eleonora. Un abbraccio. Quindi, allora facciamogli un saluto in webcam, un bacio. Ciao Eleonora. Ciao Eleonora. E ci vuole. Buongiorno direttore, sono Elda da Sapri, i miei complimenti per gli artisti che alla base si vede che alla base della sua formazione ci sia uno studio classico, non so, volevo sapere proprio questo e volevo sapere se Giuro è stata una storia di vita vissuta oppure fantasia. No. per fortuna mia no. Era inventata. perché ci sarei andato sempre io di mezzo se lui avesse fatto un guaio del genere, capito? E allora per fortuna
fortuna mia, no. Bene, sempre ospiti di eccellenza sulla grande Radio Potenza Centrale. Un abbraccio a te, direttore, e ai tuoi ospiti, da Pietro da Sanza. Grazie. Grazie, Pietro. Grazie ancora. Allora, a questo ciao, punto, Pietro. Direi di ascoltare la prossima canzone. Questa volta saltiamo, diciamo, da Giovanni a Natale Galletta. Sì, sì, sì. E parliamo ovviamente del lavoro discografico 2015. Quindi, sì, 2015, giugno 2015. Giugno 2015, sì. Cosa vogliamo ascoltare? Ce ne sono due o tre che sono davvero delle chicche, insomma, ti ho fatto appunto. Vabbè, ci sono quelle che stanno andando per la maggiore, forte, sono Non ho chiamato Cade, Core Mia. E poi c'è un brano, L'ultima carezza, che tu poco fa mi hai menzionato, che io ho dedicato al mio caro papà. E non so, poi decidi tu. Io allora iniziamo intanto da Non lo chiama peccato. Non lo chiama peccato. È una canzone conosciuta, ma secondo me va ancora, diciamo, presentata. Ancora bene. Da scoprire. Ancora da scoprire. Non lo chiama peccato. Ce l'ascoltiamo, Natale Galletta, sì. Qui con noi. Senza paura, non tene sto pensiero, fa decidere ora se è sull'avventura con me. E dimmi se ti senti sicura o stare in oscura, se guardammo soltanto che mano, non pensammo che bene rimane. Ma non lo chiamava cade, che ci stai sbagliata e si desidera. Domanda in cielo d'oro come è capitato da non aspettare. Se traso in sta vita con ma libertà, per chi sta incatenato a casa va dura in è troppo tardi, devo fare. Mamma, te sto emozionata, ma trovo coraggio, ma da più te. Non lo chiamavo cato, che la camerata, o da chi è innamorato. Non mi son mai trattenuta, chi venisce mi vuota. Troppo fatto, amore, mi era già vestuta. Tutte mi piace restare, vendere da gente parola. Parla, dimmi che la prova, non fumata fa male, non ti serve né scusa se sto occhio son fuso, perché basta. Ammarai una domanda, ma la luce appicciata, o ti guarda e ti tengo vicina, mentre fuori si è fatta mattina. Ma non lo chiama peccato, che ci stai sbagliata e si desidera. Domanda in cielo d'oro, com'è capitato da non aspettare. Sta vita con ma libertà, per chi sta incatenato a casa dura, ma è troppo tardi, lo fa. Come a te sta emozionata, ma te la vuoi faccia, ma la vita, non lo chiamavo cane della camerata, o da chi è innamorato. Minuta, troppo fatta amore, ma è già vestuta. Tutte mi piace restare, prendere da sé. All right.
Radio Potenza Centrale è una potenza di radio. Enzo Barone è targato Napoli. Ma fai a piccicà. Ma come diamo quando sto qui? Se ti spiette vado, ma fai a piccicà. Quattro parole. Chiari ma strano, ma tinte e bicchiere. Ma che se va a scordare? Illusa, non siete delusa. Voglio un'escusa, telefono, te sapevo raccontare. Scopri i singoli di Enzo Barone. Produzione e distribuzione Zeus Record. Info contatti 338 96 87 339. Enzo Barone, targato Napoli. Da Accademia Centro Prova Permaflex, bonus immediato fino a 600 euro. Fantastico materasso anatomico a soli 89 euro in pronta consegna. Accademia, progetta il tuo arredamento. Visita il nuovo showroom Febal Cucina e chiedi un preventivo gratuito. Accademia è in via del Gallitello 55 a Potenza. Info 0971 62 90 89. Seguici su Facebook. Lo stile più esclusivo. Franco Sposi presenta le nuove collezioni di abiti da sposa, sposo e cerimonia delle firme più prestigiose: Valentini, Aimè, Ego, Nicole. Da Franco Sposi troverai anche biancheria per la casa, tendaggi, bomboniere, lista nozze. Franco Sposi, presso Franco Arredamenti, piano San Nicola di Pietragalla. Telefono 0971 68 191 349 144 27 63. Info chiocciola francosposi. Da noi trovate Carlo Pignatelli, cerimonia uomo. Shopping da Marisa, vasto assortimento di stupendi abiti da sposa su misura a prezzi bassissimi, affinché il giorno più bello non sia più costoso della tua vita. Shopping da Marisa è anche vasto assortimento di abbigliamento per bambini, pigiameria e intimo. Via San Michele 48, Sant'Angelo Le Fratte Potenza. Telefono 348 015 37 57. Lo sai che c'è un nuovo modo di risparmiare energia riducendo consumi e costi? Sì, con un check-up energetico della tua abitazione e tutto gratuitamente. Chiama Autogas Ionica all'800 21 84 34 e benvenuto risparmio. Un esempio? Sostituendo la tua vecchia caldaia puoi ridurre i consumi di oltre il 20%, risparmiando fino al 65% grazie alle detrazioni fiscali. Oppure, realizzando un impianto fotovoltaico, puoi risparmiare fino al 70%, senza dimenticare le imperdibili offerte di Autogas Ionica anche per l'energia elettrica. E per le aree non servite dal metano, il GPL di Autogas Ionica è la migliore soluzione, anche per l'ambiente. Chiama 821 84 34. Autogas Ionica, specialisti in energia. Per gli operatori del settore agricolo, Fiore Ricambi, concessionario per Matera e provincia dei trattori gommati e cingolati Massei Ferguson. Vendita macchine ed attrezzature agricole, a ricambi per trattori, Fiat New Holland, Massei Ferguson, Landini, Goldoni, Lamborghini, motozappe e macchine da giardino Benassi, Steel, Ivea. Ricambista specializzato per Mieti Trebbie, Arbos e Lavern. Fiore Ricambi effettua montaggi di boccole per cingolati, costruzioni tubi olio dinamici con assistenza tecnica per ogni tipo di macchine e attrezzature agricole. Con Fiore Ricambi sei più avanti. Zona industriale La Martella, Matera. Telefono 0835 30 73 42. Se vuoi diventare estetista o parrucchiera, iscriviti da Professional Academy. Da Professional Academy puoi seguire corsi di parrucchiera, ricostruzione, make-up, estetista e molto altro, con docenti altamente qualificati. Professional Academy, di nuova gestione, è Amelfi. Per info 327 23 66 735. Tony Taurisano, con oltre 10 anni di carriera discografica, ci presenta Via, cuore mio. Tu, che la tua bocca non cerca la mia. Nell'anima e nel cuore, con Rossella Feltri. Nell'anima e nel cuore batte forte questo amore, io e te tutta la vita superando ogni salita. Nel cuore di papà. Nel cuore di papà. Per info contatti Tony Taurisano 338 24 47 361.
Dopo il grande successo di Pasquetta, il ristorante La Torre a Possidente vi ricorda che ogni sabato sera c'è la Pizza Ballo. Giro pizza, stuzzichini, un primo e bevande a soli 10 euro con la musica e l'animazione di sempre. Vi aspettiamo a Possidente, ristorante La Torre, per info prenotazioni 0971 80 75 24. Ah, dimenticavo, il giovedì e venerdì pesce fresco. Ci sono luoghi che sembrano creati apposta per esaltare un grande evento. I giardini della corte, con la professionalità impeccabile dell'indiscusso chef Carmelo Ricciardi e il suo grande staff, renderanno il vostro ricevimento magicamente raffinato. I giardini della corte, strada statale 99, Matera Altamura, uscita Santeramo, 0835 26 80 86, www.igiardinidellacorte.it. Vieni a scoprire le novità 2016-2017. Con Dacia puoi pensare al futuro senza rinunciare a niente. Ad aprile, con Super Days per te, gamma da 7.000 euro oltre oneri finanziari con 5 anni di garanzia. Info in sede. E da oggi scopri le serie speciali Family, anche sabato e domenica. Concessionaria Dacia Medecar, via della Meccanica Potenza. Meglio un prezzo leggero o vivere un sogno? Meglio vivere un sogno a un prezzo leggero, con GS Arredamenti. Prima di acquistare, passa da GS Arredamenti di Straziuso Raffaele a Titoscalo, presso il centro commerciale Iris, dove troverai il centro cucine progettate per voi, su misura, a prezzi di fabbrica, senza intermediazione. 0971 48 52 80. Centro Cucine Febal. Arredamento completo con camera da letto, cucina, soggiorno, tavolo e sedie a 5.900 euro. Chissà se al giorno d'oggi è ancora possibile gustare i sapori dell'antica tradizione locale. Certo che sì, ma solo all'agriturismo La Bontà di Muro Lucano puoi riscoprire i sapori di un tempo, i prodotti degli allevamenti e della terra coltivata dall'azienda stessa. Tante le bontà dell'agriturismo, come i ricchissimi antipasti e le paste fresche di casa, e poi le carni alla brace, tanti dolci tipici e menù personalizzati per cerimonie come battesimi, cresime e compleanni. Agriturismo La Bontà, in contrada Piano del Casino a Muro Lucano. Divertimento è sicuro anche ai bambini con tanto spazio verde, impianto sportivo e fattoria didattica. Per info e prenotazioni 0976 77 139 sul web www.agriturismolabontà.com. Sabato 9 aprile, festa dello strascinato, musica folk con Felice e Antonio, menù a 15 euro. Radio Potenza Centrale è una potenza di radio. Stammo tutto quanto, io mi connetto e a casa mia mi sento. Dal mio portale io condivido tutto, se sono triste oppure insoddisfatto. Taggami, linkami, postami, accettami, ormai parlammo così. TVB, CPT, le vocali piangono, ormai scrivimmo così. Però con te st'amore o vere, amore o vere, perché sotto palazzo tutte sere da già venire a pigliare, perché da già va sa e a madruvare un posto per f'amore. Perché st'amore o vere, tu sei o vere, non ti nascondere da un profilo e te posso toccare e mi può accarezzare. Amicizia me l'hanno consigliata, non ci credevo, si provi esagerate. Io da già scritto, ma tu non me pensate, un po' deluso, ma poi ci ho riprovato. Taggami, linkami, postami, accettami, e ho cominciato così. DVD, GPT, ti sembrava il solito, caccio provato con te, però con te st'amore. Trovano basta per f'amore, perché st'amore o vere
Soldati con Accettami, una delle canzoni più suonate del tuo lavoro discografico, con Giovanni Galletta, ce l'abbiamo qui negli studi, e ovviamente questa canzone parla del mondo, del di mondo tutti questi di Facebook, di tutti i social network che sono nella vita di tutti i giorni di tutti, dalla più piccola alla più grande. Però il significato è proprio questo, cioè quello di dire sì, va bene il social network perché fa parte della nostra tecnologia, sì, ormai sì, però il contatto fisico è tutta un'altra cosa, insomma, è chiaro. Vabbè, diciamo che è un pezzo commerciale, però comunque alla base ha un significato importante. Ecco, poi dobbiamo ovviamente dare ascolto anche a tutti i nostri ascoltatori, scusate il bisticcio di parole, sì, che ci scrivono messaggi, perché abbiamo, siccome dobbiamo, ne vedo tanti, dobbiamo suonare e sentire parecchi brani, abbiamo preferito tenere la linea così per un attimino staccata, quindi favoriamo l'arrivo dei messaggi al 349 511 9088. Un saluto da San Samuele, precisamente da Cerignola. Ti ricordi Natale? Non lo so, insomma, magari qualche indizio, qualcosa, perché questi artisti hanno a che fare, Antonio, hanno contatti con... È solo un nome, Antonio, San Samuele. Se ti vedo magari sicuramente riesco a ricordare, ma così no. Comunque ti saluto, una buona giornata, grazie per averci messaggiato. Ancora, buongiorno Antonio, sempre in gamba Natale Galletta, e un grosso in bocca al lupo a Giovanni. Grazie. Diciamola quant'è, perché a noi piace essere spontanei qui in radio. Avevamo, fra virgolette, la paura che insomma la tua presenza oscurasse un po' quella di Giovanni, invece i nostri ascoltatori si stanno... Ho visto, no, sono veramente contento. È pur sempre un galletto, no? Certo. Allora, tutti possono fare i cantanti, ma l'aggettivo neomelodico napoletano è un fattore di geni che distingue l'artista napoletano, che arriva dritto al cuore. Complimenti a tutti voi, art director, non ne sbagli una, va bene. Benissimo. Grazie. Ringraziamo, credo sia l'amica Maria. Poi ancora, Waio, sei sempre il top, da Giuseppe da Candela, siamo in provincia di Foggia. Ciao Giuseppe. Sì, grazie. E poi saluto i tuoi ospiti, complimenti per le canzoni davvero stupende, dall'amica Carmela. Ciao Carmela, ciao, buongiorno. Ciao Carmela, grazie. Siamo in provincia di Potenza. Poi Pina del Gravina manda un forte abbraccio a Natale Galletta e un grande saluto a tutto lo staff. Grazie. Poi vediamo Pippo cosa ci scriveva, un salutone ad un fratello Natale, un saluto a Giovanni e a tutti voi dello staff, da Pippo De Luna. Pippo, è messinese come noi, e poi ci conosciamo da 30 anni con Pippo. Ciao Pippo, un bacione a te e alla tua cara famiglia, ciao. Poi c'è il saluto di Valerio Capezzera, che è un artista della musica neomelodica, anche lui di Potenza, anche lui con due lavori appunto alle spalle. Dice: da Valerio Capezzera un caro saluto al grande Natale Galletta e a Giovanni, e da parte mia saluto anche l'amico Enzo. Va bene, quindi un ciao saluto Valerio, ciao. Per questo ciao amico. Valerio. Poi ancora vediamo, caro direttore, un saluto grande ai Galletta, siete grande, per grazie. Favore buonanotte amore mio, per la Pinocchietta, grazie, da Mostriciattolo. Vabbè, qui sono tutti diciamo i soprannomi. Come si fa? Buonanotte amore mio. Tutti buonanotte amore mio, addormi, non ti scedà e sonnami, rindolietto con te, vita mia ce vedimmo rimane, cara mia ce ne amma lontana, eccetera eccetera. L'amore ti piglia per male. va bene. 1988, mi ricordo, all'epoca era nata la mia prima figlia Francesca, ed uscì questo brano, Buonanotte amore mio. Bellissima, davvero una grande poesia. Allora noi c'è Nicola che si ho fritto un gollo, Nicola, ho fritto un gollo. Voglio salutare ovviamente anche tutti i nostri ascoltatori, appunto, che ci ascoltano dalla Sicilia, perché vogliamo dirlo, insomma, per chi non lo sa, c'è qualcuno che non lo sa, i Galletta da dove provengono? Siamo messinesi, Siculi doc. Il cannuolo però Messina, non l'avete portato, i cannoli no, perché noi siamo stati 10 giorni a Napoli per promozionare che portavamo ti potevo portare la ricotta a parte congelata, ma non ci sarebbe stato neanche il tempo, non si poteva fare. Oppure ci sono molte pasticcerie a Napoli che fanno la roba siciliana,
comunque con tutto il rispetto, ma non è la stessa. Certo, è chiaro. E voglio dire, insomma, c'è una serie di artisti che provengono proprio dalla Sicilia che si dedicano a questo genere, poi chi più chi meno, diciamo che ne sono pochissimi che hanno raggiunto il successo come voi, come te, però insomma c'è una grande, diciamo, una vocazione alla solo, musica napoletana. Solo questione di fortuna, tutto qua. E poi l'importante è sapersi anche gestire. La fortuna ti arriva se tu la cerchi, se tu la sai. La fortuna è una cosa che si conquista, comunque non arriva così. Certo, è certo, è chiaro, è un lavoro, è, diciamo, una, ti devi saper gestire, e magari a volte ottieni di più di quello che delle tue aspettative, e quella è la fortuna, che magari poi viene in più di quello che tu ti aspetti, però si deve coltivare, si deve cercare. Bene, intanto dalla Germania l'amico Vito Russo si firma e dice: quando vieni nella zona di Francoforte con la tua bella voce, la bella musica? Ci stiamo organizzando, io ricevo molte telefonate dalla Germania e dall'estero in generale, però non riusciamo mai a trovare un punto di incontro, perché io viaggio con tutta la band, la cosa, magari i costi lievitano, e spero magari di riuscire a fare qualcosa, di raggiungere un punto di incontro con gli organizzatori di là. Ecco, poi c'era Eleonora dalla Sicilia, per l'appunto, che voleva salutarci. Non appena l'abbiamo nominata, la Sicilia ovviamente risponde: grazie per i saluti, mi riempie il cuore di emozione, se puoi, insomma, poi dedicatemi una canzone. Eleonora, sarà fatto, ne abbiamo da ascoltare tantissime. Approfitto per dire, a proposito della Sicilia, domenica 24 aprile, potranno venirmi a vedere in concerto a Catania. Bene, bene, benissimo. In piazza Caduti del Mare, detta in siciliano Tundiceddu da Playa. Chiama così a Catania. Per cui chi vuole vedermi in concerto, ci sarà anche mio figlio Giovanni. Saremo lì a Catania, in piazza Caduti del Mare, 24 aprile. Oh, e poi ho visto, insomma, che hai numerosi impegni anche al nord, e quindi il nord, giorno, diciamo, risponde 17, bene. 17 sarò a Modena in un locale a Villa dei Glicini, e comunque potranno vedere tutti i post dove sulla mia pagina Facebook, i link con le pubblicità, dove io sarò in questi giorni a cantare, ad esibirmi. Ricordo ancora una volta, appunto, che sulla nostra pagina fan ufficiale di Radio Potenza Centrale su Facebook ci sono, se aprite, insomma, tutto il post, i link alle due, diciamo, pagine di Natale e Giovanni Galletta, quindi da lì arrivate subito, insomma, senza che vi mettete a cercare. Allora, con Giovanni vorrei fare una domanda, chiaramente non è una domanda indiscreta, qual è la tua aspettativa più grande, il tuo obiettivo, insomma, questo tuo percorso artistico, dove vuole arrivare, il tuo desiderio più grande? Il desiderio di ogni cantante è arrivare più in alto possibile, sempre grazie al pubblico, perché è il pubblico che ti porta sempre a fare quei passi avanti che poi ti portano al successo che ha avuto anche papà. Ecco, ovviamente lasciando per un attimo, facendo finta che non ci sia Natale nei nostri studi, avresti l'ambizione magari di fare un duetto con qualche artista della musica partenopea che a te piace particolarmente? A me piace tantissimo Finizio, Gigi Finizio. Ti tratti bene, va bene, ok. Allora, cosa ascoltiamo adesso, sempre dal tuo lavoro discografico Giuro? Qual è un'altra farei sentire Signora, che è un singolo che è uscito poco prima dell'uscita del disco completo Giuro, e parla di una storia con una donna più grande, che io appunto la chiamo Signora. Hai capito? Come dobbiamo fare qua? Vabbè, tu fai le storie di corna, io le faccio. Vabbè, ce l'ascoltiamo, Signora. Vai. Giovanni Galletta. Ricordiamo ancora che quasi, insomma, quasi fino a mezzogiorno saremo in diretta con loro. Quindi, qualsiasi domanda vogliate rivolgere, potete inviare un messaggio al 349 511 9088. Sarà un appuntamento che ricorderò per tutta la mia vita. La donna che mi piace mi accarezzerà stasera dopo cena. Le danno un conto, si è tutta passione. Quando si muore, si muore. Non voglio sapere niente, voglio a te. Stanotte gusto cuore. Signora,
pelle mi sfida, ma non è finita la voglia di te. Sapessi quanti sogni ho dedicato già a questo appuntamento. Lo vado sto toccando, non mi saluta, non rovinare tutto. L'età non conta se è tutta passione e odore s'innamora. Non voglio sapere niente, voglio a te, non mi fermo nessuna. Signora, quanto sei bella nuda, fai cadere la luna e nelle lenzuola fai d'art con me. Signora, ma che bella sorpresa, la tua pelle mi sfida, ma non è finita la voglia di te. Sarà un appuntamento che ricorderò per tutta la mia vita. Sulla tua pelle calda quando tornerò, mi manchi già, ti voglio ancora. Signora, quanto sei bella nuda, fai cadere la luna e nelle lenzuola fai d'art con me. Lascia stare il vestito, rimane una foga abbracciata con me. Signora, 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 fino al termine, fino all'ultimo abbiamo ascoltato appunto questa bella canzone. Beh, insomma, sei ritornato un po' a queste bella movimentata. Sì, sì, siamo bella, abbiamo ballato, visto che abbiamo ballato. Sì, 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 anche noi qui negli studi con mi avete fatto ballare con Nicola, va bene, comunque diciamo che non è il massimo ballare con Nicola, comunque. Va bene lo stesso. Un bacio da tutto il Cilento, da Sonia da Sapri. Grazie, un bacio qui a te, grazie. Grazie. E vi aspettano giù a Sapri, il paese della spigolatrice. Poi saluto e auguro buon pranzo al mio pasticcino, stai tranquillo, tutto a posto, va bene, salutiamo ancora gli amici che sono lontani da casa, un buongiorno. Buongiorno. E sì, poi dice Anna da Rocchetta Sant'Antonio, saluta il mitico Natale, un saluto anche a Giuseppe da Candela e a Giovanni. Grazie, poi, grazie, grazie mille. Dice a Giovanni, auguro tanto successo e gli dico che sarà, poi purtroppo arrivano spezzettati perché quando superano questi i numeri o dei caratteri, insomma, arrivano in ritardo, poi c'è un po' di affollamento, diciamola quant'è, questo è quanto. Un saluto a Natale, la tua musica spettacolare mi fai sognare, va bene. Grazie. Bene. Ancora, se posso richiedere una canzone per mia moglie Angela che ti saluta a Natale per non dimenticare i nostri vecchi tempi, da Pippo De Luna. Grazie direttore. Va bene Pippo, certo, adesso pensiamo un bel brano, non so, nuovo, vecchio, vediamo un po'. Una canzone per te e la tua signora. Il tuo nuovo lavoro volevo ascoltare Di Man perché insomma mi ha colpito. Di Man è favolosa, una grande melodia. Quindi l'ascoltiamo perché insomma una uno di quei brani che rimangono poi nella storia di ogni artista. E allora l'ascolteremo fra poco. Nel frattempo dice sei unico e grande, da Tonia da Massafra, va bene, ancora la provincia di Taranto. Antonio, grazie. Fa caldo? Va bene, anche qui fa un po' caldo. Va bene, salutiamo anche Santina da Massafra, vi fa i complimenti, bellissima cantata così, buonanotte amore mio, la mia preferita, grazie. Vedervi dal vivo è davvero bello, siete il top, in bocca al lupo. Grazie, grazie, crepi il lupo. Magari buongiorno. Se poi arriva anche una firma così possiamo salutarvi e non peraltro, insomma, certo. Vi diamo il buongiorno come giusto che sia. Ricordiamo appunto che siamo all'interno di una diretta live, abbiamo ancora una buona mezz'ora da trascorrere insieme ai nostri artisti che abbiamo negli studi, che sono Natale e Giovanni Galletta. Stiamo presentando il nuovo lavoro discografico di Giovanni Galletta, Giuro. Nel frattempo però non disdegniamo di ascoltare anche qualche brano, qualche singolo di Natale, sempre da un lavoro, diciamo,
diciamo ultimo in ordine di tempo, sì. Che è di Natale Galletta, quindi ce l'ascoltiamo questa di Man, insomma, sì. Se mi consenti voglio salutare tutti quanti i nostri ascoltatori e insomma ascoltarla, perché è davvero una bella di poesia Man. Bella, grazie. I pensieri non fanno rumore, ma fanno sospirare. E se posso pensiero d'amore, tu non ne puoi cacciare. Stanno la rinda a tutti i momenti, e ti portano con mano viente. Quanto tu vuoi trovare questo tempo, che se perde rinde in mano. E stai sempre a pensare che rimane qualcosa può cagnare, che aspetta di mano, ti segrerà di mano, di mano. Voglio vivere solo con bene, non voglio più male. Voglio a te come stella in oscura, che mi porta per mano, di mano. Voglio vincere contro sto mondo da non me da pace. Voglio crescere rinda st'amore sentendo una voce. E tu che fai? Ma tieni ancora in te pensiero, o sei fermata tutta ieri? Quando guardando chi sto occhio ti sentevo lontano. Pensiero so come creatura, non ne può abbandonare. E se posso pensiero d'amore, più forte le abbraccia. Ora quando ti fanno paura, perché trasano senza ragione. Ma stavolta ciò fa proprio cuore, perché tu le dai calore. E stai sempre a pensare che rimane qualcosa può cagnare, che aspetta di mano, io ci credo di mano, di mano. Voglio vivere solo con bene, non voglio più male. Voglio te come stella in oscura, che mi porta per mano, di mano. Voglio vincere contro sto mondo che non mi rapace. Voglio crescere in da st'amore sentendo una voce. E tu che fai? Ma tieni ancora in te pensiero, o sei fermato tutta ieri? Quando guardando chi sto occhio ti sentivo lontano. Pensiero so come creatura, non ne può abbandonare. E si posa pensiero d'amore, più forte le abbraccia. Radio Potenza Centrale è una potenza di radio. Ciao, non dire nulla, sai, mi sposo. Wow, che bella notizia! Sì, ma sono stufa di girare e non ho trovato ancora la location per ricevimenti giusta per me. Vorrei una dimora storica, da favola. Ah, guarda, io sono andata a colpo sicuro. Il mio ricevimento al Casale San Nicola è stato unico e perfetto. Un vero sogno. Un luogo magico, un casale del XII secolo, tutto in pietra bianca immerso nei giardini mediterranei di ulivi secolari, coccolato dalla brezza marina. Le sale bellissime, il cibo raffinato e si possono celebrare anche i matrimoni con rito civile all'interno della chiesetta di San Nicola da Mira. Sono già felice. Mi accompagni?
Casale San Nicola, Banqueting & Resort, ricevimenti unici ed esclusivi, statale 16 bis, uscita Bisceglie Sud, telefono 080 39 61 901, casalesannicola.it. Anna Caliente, la nuova voce napoletana. Anna Caliente ci presenta il suo nuovo lavoro discografico, Spine e Rose, Nuno Saccio di A con Leo Ferrucci. Appartamento in Napoli. Io ti portato qua. Rindan appartamento in Napoli. Info contatti Vincenzo Vaccaro 338 7515 106. A Melfi arriva Unigross, la catena europea con oltre 120 negozi in Italia di intimo, tessile e casa, continua a proporre e garantire prodotti di qualità a prezzi imbattibili. Non ci credete? Venite a vedere con i vostri occhi. Unigross lo trovate qui, al centro commerciale Arcobaleno. Per scoprire le sorprendenti promozioni, consultate il sito www.mgross.it. Unigross, più uniti, più forti, più convenienti che mai. Centro commerciale Arcobaleno, uscita Melfi Nord. Un nome per arredare la tua casa, Franco Arredamenti. Camere da letto, camerette, cucine, divani, lampade, consulenza d'arredo personalizzata, comode modalità di pagamento e sconti particolari per le giovani coppie. Franco Arredamenti, piano San Nicola di Pietragalla, Potenza. Info 0971 64 184. Aperti domenica mattina su appuntamento. Io Bimbo è la più grande catena di negozi per mamme in attesa e bimbi in crescita. Specializzati nella prima infanzia, dispone di tutte le migliori marche, carrozzine, passeggini, Trio, Box, Girelli, seggiolini pappa, poltroncine auto, lettini, giocattoli di tutte le marche, alimentazione per bimbi, pannolini e igiene, abbigliamento intimo da 0 a 14 anni, articoli per la scuola, tra i vari servizi, lista nascita, buono regalo, carta fidelity. Vi invitiamo a visitare il negozio dove troverete nei vari reparti moltissime offerte. Io Bimbo si trova a Rionero in Vulture, in via Scalpellini, zona artigianale. Info 0972 72 38 30. Udite udite, presso il nuovo showroom del Centro Arredo Marotta a Polla è partita un'offerta introvabile ed irripetibile. Fino al 31 marzo, per tutti coloro che acquisteranno una cucina firmata Lube Cucine o Creo Kitchens, in omaggio, oltre la lavastoviglie, anche un piano cottura di qualunque misura. Vi aspettiamo in via Nazionale a Polla, a 200 metri dall'uscita autostradale. Info 0975 39 14 06 e su Facebook Centro Arredo Marotta, il modo migliore di arredare. Dopo il grande successo di Pasquetta, il ristorante La Torre a Possidente vi ricorda che ogni sabato sera c'è la Pizza Ballo. Giro pizza, stuzzichini, un primo e bevande a soli 10 euro, con la musica e l'animazione di sempre. Vi aspettiamo a Possidente, ristorante La Torre, per info prenotazioni 0971 80 75 24. Ah, dimenticavo, il giovedì e venerdì pesce fresco. Shopping da Marisa, vasto assortimento di stupendi abiti da sposa su misura a prezzi bassissimi, affinché il giorno più bello non sia più costoso della tua vita. Shopping da Marisa è anche vasto assortimento di abbigliamento per bambini, pigiameria e intimo. Via San Michele 48, Sant'Angelo Le Fratte Potenza. Telefono 348 015 37 57. Se non siete single per scelta e stanchi di cercare invano l'anima gemella, affidatevi all'agenzia matrimoniale Roberta. Con serietà, discrezione e riservatezza vi aiuterà ad incontrare e conoscere una persona per la vita. Agenzia matrimoniale Roberta. Per non sentirvi più soli, si riceve giovedì pomeriggio dalle 16.30 alle 20, venerdì e sabato dalle 10 alle 13 e dalle 16.30 alle 20, in Contrada Maglianello, ad Atena Lucana Scalo, Salerno. Info 320 69 89 327. Seguiteci su Facebook.
Il centro service BMW e Citroen Francesco Utizzi adotta programmi di assistenza tecnica che rispondono ad ogni vostra esigenza. Diagnosi tecniche con strumentazioni computerizzate poste ad interventi mirati. Servizio carrozzerie ed assistenza pneumatici con assetto elettronico KDS. Personale altamente qualificato presso i training center BMW e Citroen. Francesco Utizzi è sinonimo di qualità, sicurezza e garanzia. Via Barca, 500 metri a sinistra, uscita a 3, Sala Consilina Salerno. Telefono 0975 52 05 32. Aperti anche il sabato. francescoutizzi.it. Queste Napoli, Why You, il lavoro discografico di Angelo De Angelis. Nell'album Storie di amore, la sua passione per la musica e tanto altro. Da ascoltare il singolo Queste Napoli, Why You. Napoli, te bocca vivi viva Napoli. E Con le mani. Tutti insieme battiamo le mani. Sta canzone. Angelo De Angelis. Info contatti 392 5388 433. Con Dacia puoi pensare al futuro senza rinunciare a niente. Ad aprile, con Super Days per te, gamma da 7.000 euro oltre oneri finanziari con 5 anni di garanzia. Info in sede. E da oggi scopri le serie speciali Family, anche sabato e domenica. Concessionaria Dacia Medecar, via della Meccanica Potenza. Radio Potenza Centrale è una potenza di radio. Un po' di me, quello che non dico mai, scopriresti caso innamorata sulle te. Quante notti passa a pensare di noi due che resterà, e chissà domani esiste ancora insieme a me. Piccola donna mia, dove voglio fare sei tu, tutto quello che ho, è diverso ogni cosa che faccio, se io faccio per te. Dai giuriamo per l'eternità, che amorimmo si chiama lassa, e si chiamimmo già spartimmo a stessa lacrima. Leggerò dovunque andrai, anche mentre dormirai, pur ovviando sabiso giurusa. Ed è piccola donna mia, avida sì per me. Sei tu tutto quello che ho, è diverso ogni cosa che fai, se io faccio per te. Dai giuriamo per l'eternità, camurimmo si chiama lassa, e si chiamimmo già spartimmo a stessa lacrima. Sei tu tutto quello che ho, com'è bella tu dicere in faccia che hai amore per te. Scriverò le più belle parole, rindo di embo che cresce st'amore, fino all'ultimo istante sta vita, sei tutto quello che ho. Complimenti
senti davvero una bella melodia, sei tutto grazie, quello grazie. Che ho sei tutto quello che... Giovanni Galletta, anche in questo brano ci avete messo il sentimento, come in tutti sì, però. Sì, sì. Di quelle canzoni d'amore da dedicare proprio a cuore aperto, come si suol dire, no? Sei tutto quello che ho, e che poi è il brano di cui nascerà un prossimo videoclip. Ecco, so che questa canzone, insomma, nei luoghi appunto dove la musica napoletana, quindi a Napoli, eccetera, sta andando molto forte. Sì, 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 sì. Sei tutto quello che ho, sì. Davvero sì. Un grande riscontro. Tra le più sentite, sì. Ma sai, il nostro pubblico ama questi brani da dedicare al proprio innamorato, alla propria innamorata, proprio... queste melodie strappacuore, allora... Importante, sono belli. Certo, allora io intanto questa canzone Natale. Sarebbe? Si potrebbe ascoltare un pezzo della canzone Tutto farei per te. Mamma mia, sempre 1991. Io sempre volessi roba dormire, Io te volessi arrubare per tenerti con me, rinde braccia così senza farti soffrire. E l'amore arrubato che vola nel vento sapendo care. Tu si ma vista l'assaio fornesse gamba, fammi sempre sperare, fammi sempre volare. Chiudo l'occhio stasera, fermammi sto tempo, il resto con te. Bellissima, bellissima, complimenti. E anche questo è un brano di quelli che sì, sì. È proprio insomma va sempre richiesto, ormai è evergreen anche questo. Sì. Allora vabbè, ci mandano anche dei messaggi vocali, non abbiamo proprio il tempo, ragazzi, dobbiamo chiudere. Abbiamo un altro messaggio, voglio salutare l'amica Stella che ci ascolta da Praiano, Costiera Amalfitana. Praiano. Ciao Stella. Ciao Stella. Ciao. Scusami Stella, ma non riesco a darti spazio nel vocale, so che è una patita, chissà che cosa voleva dire, sì, però non riusciamo, insomma, abbiamo i tempi stretti, altrimenti non ascoltiamo più canzoni. Un saluto allo staff di Radio Potenza Centrale, sempre più in gamba. Da Maria voglio salutare appunto tutti. Ok, ancora vediamo. Ciao Natale, sono Veronica De Luna, la figlia di la Pippo. Figlia del mio amico Pippo, sì. Ciao Veronica, un bacio. Dice ti mando i saluti a te, la tua famiglia e grazie. La mia mamma, tutti quanti. Da Messina, un saluto grande a tuo figlio. Grazie. Bene, ancora ciao cuore mio, buona giornata da Daniela. Poi ancora direttore, buongiorno, complimenti a Natale Galletta per le sue canzoni, un bacio ai miei ragazzi da Antonietta da Craco. Grazie, salutiamo ancora questi amici. Dov'è Craco? Craco si trova in provincia di Matera. E quindi siamo giù nella Val Basento, nell'entroterra. Poi buona giornata direttore, saluto i bravissimi Galletta da Anna, Tina e Maria d'Altamura. Grazie. Un abbraccio a tutte e tre. Salutiamo anche gli amici di Altamura. Allora noi siamo quasi in conclusione, volevo ricordare ancora una volta che siamo su Radio Potenza Centrale a Reti Unificate con Radio Eva Napoletana. Faremo giusto a tempo ad ascoltare altri due singoli. Possiamo ascoltare Cor Mio, che dici? Cor Mio dal mio... Va bene, ascoltiamo Cor Mio e poi direi un'altra. Poi chiudiamo con Giovanni. Di Giovanni, insomma, e ci salutiamo, facciamo il gran finale. Quindi se volete, ripeto ancora una volta, arrivare subito ad un contatto con i nostri artisti, potete visitare le loro pagine Facebook accedendo da Radio Potenza Centrale. Sì. Allora intanto Natale Galletta, questo è un duetto, giusto? Sì, questo brano che è stato cantato insieme ad una voce femminile di Napoli nuova, è molto brava, perché io preferisco cantare non con altre voci conosciute, preferisco prendere una nuova voce bella e farla conoscere, e questa è una bella voce, Alessia Cacace, che ha fatto con me questo brano Cor Mio, che sta andando forte. Ce l'ascoltiamo, siamo quasi in conclusione, inviate gli ultimi messaggi. Cor Mio. Rivederti per caso a Pozzuoli in via Napoli, noi nel traffico fermi davanti ai semafori. Tu si devo fermare là dopo parcheggiare. Dai, guarda lì c'è un bar. Come l'anno fa ci incontrammo a casa e parliamo per ore di amori indelebili. Tu sposato con una di una storia a risolvere. Cor mio, mi mancava coraggio e amma.
passa macchina là, chiama per in devi calà. Ma ne mano con te, anche io bello così la cu. No, non può capire. No, ma come si fa? Cuore mio, cuore mio, mi manca coraggio di amare. Vita mia, a pure ti volevo incontrare. Ti aspetta una semana, l'altra semana, e non segrete da dirmi e te mai mai. Con Natale Galletta e Alessia Cacace l'abbiamo ascoltata, bello, e bello. Quindi davvero grandi successi. Com'era il lavoro? È solo amore, giusto? È solo amore. È solo sì. Amore, bene. E quindi il lavoro discografico di Natale, abbiamo fatto un bel percorso, anche i nostri ascoltatori hanno apprezzato molto. Infatti ci dicono sulla messaggeria: grazie direttore per i due fenomeni, mi avete regalato una bellissima mattinata. Un bacione da Antonietta. Noi Antonietta. Siamo praticamente quasi in conclusione, però voglio dire, siccome questa trasmissione, appunto, questo contenitore finirà a mezzogiorno, noi fra poco ci salutiamo con i nostri ospiti, lascerò all'ascolto alcuni pezzi che secondo me, insomma, erano degni di nota, che non abbiamo fatto a tempo ad ascoltare, quindi Lourdes Magarezza. Grazie. Per dire, sì. Lo specchio rotto di Giovanni, sì. Che secondo me era opportuno ascoltarla, e anche Ma quali amanti. Di Giovanni c'è anche un brano che io sottolineerei molto bello, a me piace tanto, è Femmine. E no, questo, sì, la dobbiamo adesso. Ascoltare, questa ce l'abbiamo in scaletta adesso, quindi. Ah, la facciamo ascoltare come chiusura? Sì, 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 bene, la facciamo ascoltare. Allora, il midley lo dobbiamo far ascoltare. Come certo, si fa? Certo. No, ce la facciamo, perché con i tempi ci siamo, quindi io li metto tutti in scaletta. Grazie. E fino va a mezzogiorno andiamo avanti così. E diciamo che ci salutiamo insieme. Allora, d'accordo. Intanto ciao Natale, sempre questa amica di Taranto, scusami per il ritardo, non sono riuscita ad ascoltarti per intero, comunque sei fantastico. Grazie. Va bene, poi buondì, spettacolare questa canzone, complimenti da Mary da Melfi, cor mio, era la canzone che era spettacolare, sì. Buongiorno da Rosa da Lucera, un saluto ai Galletta, complimenti. Ciao Rosa, grazie. Unici, buongiorno direttore, saluto voi della radio e un abbraccio a Natale e figlio, sono Greg da Taranto. Grazie. Taranto proprio questa mattina ha spopolato. Allora io voglio salutare e ringraziare anche tutti quanti i nostri amici che ci hanno ascoltato tramite la piattaforma web, quindi sullo streaming e in diretta TV. Invito ancora gli artisti a fare un bel saluto, perché ciao, c'è ragazzi, davvero bacio. Un grande picco di spettatori in questo momento, spettatori bene, attuali bene. E vi rimando ancora una volta alle pagine ovviamente di Natale Giovanni Galletta, che potete trovare sulla nostra fanpage, ci sono tutti i link per qualsiasi tipo di, insomma, di domanda, di curiosità e quant'altro. Sono delle persone, siamo stati un po' insieme ieri sera, sono delle persone squisite. Sì, abbiamo avuto modo di parlare, di conoscerci meglio, e la stima è reciproca comunque, perché anche tu sei una bella persona. Grazie, grazie. E non finirò mai di ringraziarti per la bella ospitalità che ci avete dato, e non lo fanno tutti, per cui grazie. Grazie a te Natale, e sarei onorato di, insomma, di ritrovarci qui fra un po' di tempo, così vedremo a che punto è la carriera di Giovanni, insomma, magari se c'è qualche altra cosa che bolle in pentola, qualche anticipazione. Ci stiamo lavorando adesso, sodo, non corriamo sodo. Troppo, perché adesso dobbiamo parlare di certo, giuro, insomma, certo. È chiaro, no? Però magari se c'è qualche anticipazione, qualcosa, ce la presenterete, e quindi di avervi ancora ospite. Sai, qui. Oggi per i ragazzi che intraprendono questa strada è ancora più difficile, molto più difficile. Per cui c'è da lavorare. Io auguro a Giovanni ogni bene e in bocca grazie, al lupo grazie per tutto, Antonio. E lo stesso anche a te, grazie. Anche se diciamo già hai fatto parecchio. Vabbè,
gli auguri sono sempre di buon auspicio, non bastano mai, per cui ben vengano. Bene, allora noi rimaniamo così, ascoltiamo Effemmene di Giovanni Galletta, dopodiché ci sarà una brevissima proprio pausa pubblicitaria e poi queste canzoni che abbiamo messo in scaletta fino a mezzogiorno, si parlerà ancora di Natale e Giovanni Galletta. Mandiamo un bacio a tutti coloro che ci hanno messaggiato, a tutte le persone che ci hanno ascoltato e contiamo di tornare presto a trovarvi, va bene? Grazie, ciao, grazie a tutti, mille. Grazie, un abbraccio, ciao. Un abbraccio, ciao.